Bene, bene, eccoci ancora qui insieme. Grazie per essere rimasti con noi. Avete fatto bene, perché ora tutti insieme potremo goderci questo numero veramente straordinario, signori e signori, dei trapezisti unici al mondo, gli Hayak Brothers. Bros, coraggiosissimi trapezisti. Eseguiranno degli esercizi molto particolari. Una serie di lanci con prese solo ai piedi. Questi hanno una forte agilità fuori dal comune. Notevole la preparazione atletica di questi giovani trapezisti. Non ho fatto a loro un'intervistina per Fantastica Domenica, vero? No, non li ho intervistati loro. No, avrei dovuto farlo, magari dopo la facciamo per domenica prossima. Presa solo ai piedi. Sostenuto solo con la forza di un piede. Preparazione. Per chi è più difficile? Scivolata con presa ai piedi. Grande, grande, Ambra, per chi è più difficile? Per chi tiene Ma o il portore deve essere allenatissimo, soprattutto perché ha la responsabilità di sostenere il suo partner, l'agile, che in questo caso rischierebbe la vita scivolando. Devono avere delle gambe ad incastro proprio. Usano per non scivolare una soluzione di alcol e pece greca. Rimangono attaccati però, con la pece. Se non si staccassero più? No. Ma io penso proprio di no. Basta solo per non scivolare. Ed ora passiamo agli esercizi con il trapezio in oscillazione. Evoluzione, già questa, nel corso di questa serata abbiamo visto artisti portarsi fino a sotto le nostre stelle del grande circo, e ancora una volta è così, guardate come volano in alto fino quasi a toccare le luci. Oh mamma mia, per questa scivolata voluta, ovviamente compresa le mani. Noi siamo proprio qui sotto e mentre loro fanno plancia le loro con un braccio solo, dicevo, mentre loro fanno le loro evoluzioni, ricordiamo che prima abbiamo parlato di Fantastica Domenica, è un simpatico dietro le quinte che viene in onda tutte le domeniche alle 18, quindi non perdetevelo, è soprattutto per i bambini, dove vedremo Giorgio alle prese con delle stranissime interviste agli animali. E gli artisti del grande circo di Rete 4. Ma applaudiamo ancora una volta loro, gli Hayak Brothers.